Ragazze, ritorno su YouTube con un video mukbang. No, non è vero, è un vlog, non è un mukbang. Però io e mia amore stiamo mangiando. Amore, fammi vedere cosa stiamo mangiando là. Cosa stai facendo? Dove sei? Allontanati. Mm. Amore ha portato la sfiga. Vero amore, cosa stai facendo? Le storie, adesso anche lui fa le storie. Vero amore, cosa stai facendo? Seguitelo. Dario del Re su Instagram. La foto. Comunque ragazzi, io sono amante della sfiga, veramente impazzisco per la sfiga e quindi sono troppo felice perché mio amore me l'ha portata. Comunque vi devo dire un sacco di novità, vi devo raccontare. Siamo tornati da tipo 2 giorni e vi devo raccontare il perché di un mese senza video. Mi sono mancata? Voi sì, anche se comunque sono attivissima su Instagram. Infatti se ancora non lo fate, seguitemi su Instagram. Amore, non c'entri anche tu nella ripresa, ti vorrei riprendere. Vabbè, meglio non riprenderti ora. Comunque. Vedi un po' di spiga? Io l'amo. Vorrei far venire anche te. Non è un po' più avanti. Ma sei troppo vicino. Ragazzi, ho dato tempo a mangiare la spiga. Mmm. Da piccolino. Sì? Sì. Da quanto tempo non la mangiavi? No, da quanto tempo l'ha mangiata? Ah. Mia nonna me la comprava sempre. Ma duro. Poi comunque un alimento sano perché ragazze... La pagava 500 lire. E poi devo dire che... In vacanza... Ho preso altri... E poi... 2 chili. Sei zitto. Sì. Quindi sto cercando... No, mia nonna andava sempre da dire a comprare la spiga. Sto cercando di mangiare bene. La spiga è dietetica, amore. Sì, sta mangiando bene, vicino alla tavola. Allora, ve lo dico subito, mi è arrivata la nuova pasta proteica di Food Spring. Sono troppo felice, amore, stasera ce la facciamo perché è buonissima, non vedo l'ora di provarla. Questa praticamente, io ho preso 4 pacchi, ragazzi, ho fatto scorta. È proprio perfetta adesso che comunque voglio evitare di prendere chili quest'ultimo mese di gravidanza. E anche per voi se volete mettervi in forma dopo le vacanze. Veramente, veramente, giuro, vorrei baciarmi tutta l'azienda Food Spring per questa novità. Perché davvero non vedevo l'ora. Ed è pasta che praticamente ha una quantità di carboidrati bassissima e ha ben 50 grammi di proteine, quindi è top. E per me che non riesco, cioè io dovrei mangiare molte proteine, me l'ha detto anche il ginecologo, però non riesco a mangiare tanta carne, tanta pollo, tanto pesce, cioè mi nausea proprio. Quindi mi faccio un bel piatto di questa e così mangio pochi carboidrati e più proteine ed è una pasta alla fine che non vi fa ingrassare. Io vi consiglio di approfittare perché tutte le novità su Food Spring vanno sempre a ruba, ragazze. Quindi vi lascio il mio codice sconto che è CarlitaYT, con cui potete avere lo sconto su tutto il sito. Vi metto il link nel box informazione delle novità. Le novità sono la pasta proteica, poi dopo vi faccio vedere perché la prepariamo anche, quindi faccio vedere anche la ricetta. E un'altra novità, aspettate che la prendo e nel frattempo vi faccio vedere anche il mio panzone, come è diventato panzonissimo. L'altra novità, eccola qua. Allora, l'altra novità, eccola qua. Anche di questa ne ho fatta scorta perché vi ricordate che c'era la crema proteica, questa qua alla nocciola, che va sempre a ruba. Era andata a ruba tipo, non so, qualche ora dopo che l'avevano lanciata sul sito. Quindi questa qua, la nuova... Non ne chiamate uguale. Ok. La ruba. L'hanno rubata. Comunque, questa qua è quella là, cocco, ed è la nuova, ragazze. È buonissima. Allora, Dario ne ha già fatte fuori, vabbè, anche io, 2 confezioni, vero, in vacanza. Perché me la sono fatta spedire a Maratea che stavo in vacanza. E adesso ne me ne sono presa tipo 6 barattoli, spero che mi duri, perché è buonissima. È una crema proteica al cocco. Al cocco croccante, che potete spalmare nei cornetti. Ad esempio, vi comprate un pacchetto di cornetti light oppure fate pancake sempre con il preparato di Food Spring, ve la spalmate sopra ed è buonissima perché ha praticamente l'85% di zuccheri in meno, quindi è molto molto leggera, appunto perché non ha zuccheri ed è buonissima. E in più
è completamente naturale, sapete che io amo i prodotti Food Spring, quindi vi consiglio di approfittare, queste due novità sono bellissime, crema proteica al cocco e pasta proteica, e il mio codice sconto è CarlitaYT, comunque vale su tutto il sito, quindi se ci volete buttare pure qualcuna di questa dentro all'ordine, io ve le consiglio perché sono buonissime. Torno a mangiarmi la mia spiga. Anche io. Quella, vuoi vedere? Questa qua è l'Italia, è finita. Nel frattempo, oh, la storia della nostra vita. Io che parlo, lui che si mangia tutto. Buona, amore, è finita. No. Comunque ragazzi, stasera noi vorremmo andare a vedere anche il Re Leone. È vero, è un film molto speciale per noi. Vero? Sì. Ma non possiamo dirvi perché. In segreto. Però vorremmo andare a vederlo. Voi l'avete già visto? Fateci sapere nei commenti. Vabbè, finisco di mangiare. Ragazzi, guardate qua quante cose abbiamo comprato, vero amore? Stiamo preparando la borsa, però devo fare un video dove mostro tutte queste cosine che ho comprato e anche altre per fare la valigia per il parto. Comunque abbiamo comprato, adesso c'è tutto sia per me che per baby, e c'è anche i pupi, è vero, la gelosona. Quindi vi devo fare un video, penso lo caricherò martedì, vi caricherò questo video perché su Instagram me l'avete chiesto in tante e volete vedere come faccio la valigia per il parto e tutti gli acquisti che ho fatto per baby e per me, perché ormai manca pochissimo. Qua invece c'è una scatola che è stupenda, se riesco a tirarla fuori ve la faccio vedere, e qua ci sono tutti dei regalini che mi ha fatto mia suocera, la mamma di Dario, troppo troppo carini, perché lei fa tutte cose a mano, lei è bravissima. Mi ha fatto tipo questo cappellino, guardate quanto è piccolo, comunque ci sono un sacco di cose belle, guardate pupi come odora tutto. Non vediamo l'ora, è vero, non vediamo l'ora che arrivi baby. Comunque ve le faccio vedere anche queste qua nel video di martedì. Ne vediamo allora, vero amore? Sì, pasta proteica in preparazione, guardate quanto è bella, vi voglio far vedere i valori proteici che sono veramente alti, e quelli dei carboidrati sono bassissimi, sono a base di proteine del pisello, senza soia e vegane, quindi top, sono super super dietetiche. Quindi se dovete perdere peso, se volete comunque stare in forma o comunque non mangiare sempre la pasta che è comunque ricca di carboidrati, questa è come se mangiasse comunque un piatto molto proteico a basso contenuto di carboidrati. E poi tra l'altro a me questo formato piace proprio un sacco anche con le zuppe, tipo con i legumi o con la zucca, non so, con le verdure, si presta molto bene con le verdure. Infatti ho fatto un sughetto, ragazze, con pomodoro e funghetti. Adesso vado a buttare la pasta nell'acqua e la mangiamo. Se guardate che meraviglia, ho aggiunto anche un po' d'olio a crudo, un po' di prezzemolo, un po' di peperoncino, e adesso andiamo ad assaggiare. Yummy! Mmm, ora com'è? Mi amore, ha messo anche il parmigiano, com'è? Buonissimo. Buona. Mmm, la latte è una bomba. Voglio provarla anche con la zucca, tipo pasta e zucca, e con le zucchine, pasta e zucchine. Comunque, fate scorta come ho fatto io. Andate adesso sul sito Food Spring, vi metto il link nel box informazione, codice sconto CarlitaYT. Buona davvero. Ragazze, sto qua in camera da letto e sto preparando un po' le cosine che mi serviranno appunto per il beauty della valigia per il parto e tutto quello che mi servirà per me e per baby, perché ovviamente voglio avere tutto qua, tutto a casa. Ovviamente tutti i prodotti Carlita Shop, che vi straconsiglio, approfitto anche per straconsigliarvi perché ci sono anche saldi sul sito, quindi approfittate, e vi faccio vedere un po' le cose che ho selezionato, quindi magari può essere utile a quanti di voi, perché spesso ve lo chiedete. Mi consigli cosa usare in gravidanza, vi feci un video per le smagliature, vi feci tutto il massaggio, vi consiglio un sacco di creme e di oli stupendi. Infatti io finora, incrociando le dita, non ho una smagliatura. Ve lo metto qua nelle schede, casomai il video, vi metto anche il link nel box informazioni. Adesso vi faccio vedere un po' in generale, sia per me che per baby, e vi metto tutti i link dei prodotti nel box informazione. In particolare per i capelli vi volevo consigliare questa linea
alla canapa, poiché in tantissimi mi avete detto che con la gravidanza, cioè dopo la gravidanza, si tendono un po' a perdere i capelli, io vi straconsiglio questa linea, c'è shampoo, balsamo, maschera e trattamento spuma, che è ottima, proprio questi qua, contrasta la caduta dei capelli e favorisce la crescita, sono favolosi, una linea veramente veramente pazzesca, l'avevo usata anche prima della gravidanza, poi in gravidanza l'ho interrotto perché comunque in gravidanza i capelli crescono, fenti il problema è dopo la gravidanza, comunque ve la straconsiglio anche se non siete incinte questa linea, perché nei cambi di stagione, soprattutto in questo periodo nell'autunno, cadono tantissimo con le castagne autunno-novembre, quindi prendeteli, sono top, tutti naturali e bio, e vi metto il link nel box informazione. E un altro problema della gravidanza, anzi del post gravidanza, sono le macchie. Infatti io vi straconsiglio innanzitutto di continuare a utilizzare il solare, e proprio a questo proposito su caritashop.com trovate tutti i solari scontatissimi, perché appunto sono gli ultimi pezzi, e vi consiglio di continuare a mettere, soprattutto se siete incinte, la crema solare sul viso, in particolare sul viso, perché comunque c'è ancora il sole e il viso si tende a macchiare. E poi dopo la protezione c'è questo qua, questo è favolosissimo, un siero antimacchie, vedete c'è proprio scritto siero supreme antimacchie, non so se riuscite a leggere, comunque di Eteria, è buonissimo ragazzi questo siero, io lo sto utilizzando mattina e sera appunto proprio per evitare le macchie, questo siero sto evitando tutte le macchie, con questo è quello alla bava di lumaca sempre di Eteria, comunque metto il link nel box informazione, provatelo, poi è freschissimo questo siero, una bomba appunto per prevenire le macchie e combattere quelle che già avete. Poi vi faccio vedere qua, Pupi sempre che mi segue ovunque, faccio vedere qua tutte le cosine che sto preparando appunto per la valigia del parto. Queste sono tutte le cose che mi serviranno per baby, a parte che questa qua la uso anche io, perché questo qua si chiama bioolio e vitamina E pura ed è ottima anche contro le smagliature, quindi io la uso sempre sul pancione, sul seno, dappertutto, e poi la userò anche per baby appunto, per proprio emolliente, lenitivo, si può usare per tutto, e io faccio sempre il massaggio sul pancione, sulle gambe, sul seno con questo, e poi dopo con questo qua che è l'olio antismagliatura, è favoloso ragazzi, e questo qua è un olio di mandorle dolci che potete utilizzare anche sul seno, dappertutto, previene e combatte le smagliature, è favolosissimo. Comunque fatemi sapere se i prodotti per il bimbo li devo portare, perché sono un po' indecisa, penso che utilizzino, no? Comunque per i giorni che stiamo in clinica penso utilizzino i loro, quindi non so, magari è inutile portarli, comunque li userò a casa, quindi comunque li ho presi da Caritashop e li utilizzerò qui a casa. Le salviette però me le porto, perché queste qua le uso anche per me ragazze, sono ottime anche per detergere comunque quei momenti in cui non potete usare l'acqua eccetera, sono comunque favolose, è tutta la linea alla calendula, quindi ottima anche, ad esempio queste qua sono ottime anche per pulire il seno quando dovete allattare, sempre per il problema del seno, le ragadi eccetera, ho preso anche del burro di karité puro, questo qua è favoloso ragazzi, è sempre della saponaria, io lo adoro, è bellissimo, super cremoso, e lo potete utilizzare appunto invece di prodotti chimici e farmaceutici sul seno appunto se avete le ragadi, o comunque per ammorbidire il capezzolo, anche questo qua lo uso per ammorbidire il capezzolo eccetera, e il burro di karité anche sul coletto del bimbo, questa è tutta la linea che vi ho detto, la canapa contro la caduta dei capelli, la maschera, il trattamento, shampoo e balsamo. Questo è un detergente che mi porto io perché è un detergente antibatterico intimo. Poi c'è la mia crema favolosissima, di questa ne ho consumate penso, non scherzo, tipo 10 confezioni, è buonissima contro le smagliature e anche le cicatrici e anche le smagliature vecchie, è buonissima, io veramente l'ho messa a quintali, è un siero favoloso e l'ho messo a quintali su pancione, dappertutto, vedete è consigliata anche proprio in gravidanza, qua fa vedere prima e dopo. Favolosa, quindi questa continuerò a utilizzarla anche dopo il parto, perché so che anche con il dimagrimento dopo il parto c'è il rischio delle smagliature, quindi continuerò con olio, crema, vitamina E,
ovunque. E poi questo qua, questo è un balsamo labbra di Eteria, è buonissimo ragazze, lo amo perché comunque le labbra si seccano sempre se è un intervento, comunque quando sei sotto stress. Io poi con questo non riesco a stare senza questo qua. E poi cercavo qualcosa alla lanolina, perché mi hanno detto che la lanolina tende ad ammorbidire molto il capezzolo, a curare le ragadi eccetera. E mi sono presa questo balsamo labbra che è al cocco e contiene lanolina, quindi potrò utilizzare anche appunto sul capezzolo se avrò le ragadi eccetera, che io trovo sempre utilizzi alternativi, lo sapete, dei prodotti. Olio di germe di grano, l'olio multiuso naturale che potete utilizzare sia su voi che sul bimbo. Poi mi porto questo dentifricio che è piccolino, quindi questa è la linea Travel, che abbiamo ancora pochi pezzi, però abbiamo ancora sul sito ed è buonissima. Questo è il tea tree, è dentifricio al tea tree, quindi sbiancante. Me lo porto dietro appunto invece di portarmi le confezioni grandi, visto che comunque ci starò pochi giorni. Deodorante all'aloe vera, questo è buonissimo, è proprio, toglie tutti gli odori, mi piace tantissimo, è stick poi, molto molto pratico. E poi questo detergente, con questo mi laverò. Ho scelto questo detergente delicato all'aloe vera, con cui appunto posso fare anche la doccia, multiuso, viso, mani, corpo, dappertutto. Ed è un bel barattolone, poi di plastica, quindi non si corre il rischio che si possa rompere. E mi piace tantissimo anche il profumo, quindi è naturale, ok. Come profumo eccetera mi porto questo qua, oltre al deodorante. Questa è un'acqua profumata che utilizzo sul corpo e sul capelli, anche questa è di plastica, quindi me la posso portare dietro. E mi piace un sacco perché idrata anche la pelle, quindi porto questa qua che è di Cosmesi Siciliane Verbena e Mandarino. Mi piace tantissimo il profumo. Poi porto questi qua che sono i calzini alla lavanda e sono buonissimi appunto, soprattutto se avete i piedi gonfi eccetera, quindi me li porto dietro magari se ho i piedi gonfi o comunque voglio un momento di relax, mi voglio rilassare, me li metto, perché questi all'interno hanno tipo una gelatina che va a fare tipo un pedicure naturale. I piedi vi escono morbidissimi, sgonfi, comunque sono favolosi. Questi qua, ci sono anche i guantini. Comunque vi metto tutti i link nel box informazione. Ah, questi due per il viso. Per il viso porto questo contorno occhi sgonfiante alla caffeina, che è ottimo appunto per le occhiaie, perché comunque ne avrò le occhiaie. E questa qua, che è una delle mie creme preferite del momento, che è buonissima perché è molto molto fresca. Quindi mi metto prima il siero antimacchie, eccolo qua, non so se prima si era letto, siero intensivo antimacchie, e poi questa crema che è sempre di Eteria, è una crema sorbetto, quindi una crema spray leggerissima che subito si assorbe, quindi non mi farà sudare, una crema illuminante, molto molto buona. Quindi questi sono tutti i prodotti. Ditemi se secondo voi mi serve altro, guardate che io... cioè c'ho l'affanno anche per parlare con sto panzone. Ditemi se secondo voi mi serve altro e se li volete provare vi lascio tutti i link nel box informazione, comunque li trovate tutti su caritashop.com e tantissimi sono anche scontati. Mi raccomando anche i solari, visto che sono scontatissimi e sono gli ultimi pezzi. Ragazzi, allora eccomi qui nella mia postazione che mi mancava tantissimo, e in questo vlog voglio anche darvi un po' di spiegazioni, no? Del perché sono mancata tutto questo tempo, anche se so che tante di voi avete continuato a seguirmi su Instagram, perché quindi comunque siete aggiornate, scusate, è un po' che non prendo la videocamera in mano, quindi mi sono dimenticata come si fa, però è davvero un mese in effetti che non registro, non filmo, sono stata in vacanza, sono stata fuori, sono stata bene, sono stata male, non ho mai filmato perché comunque ho voluto proprio staccare, però sento comunque di dovervi dare delle spiegazioni, perché sapete che comunque YouTube per me è la mia più grande passione, prima ancora di Instagram, prima di tutto, quindi ci tengo tantissimo. Ah, poi nel frattempo io mi sono fatta liscia intanto, ed era un po' che non lo facevo. Su Instagram intanto mi avete detto che vi piace, che sto bene, quindi non so, fatemi sapere. Le tinte che spesso mi chiedete io non le sto facendo, cioè non faccio tinte da quando ho scoperto di essere incinta, quindi sarà comunque l'effetto del sole eccetera. E vi volevo aggiornare un po' sulla gravidanza e su tutto. Allora, in effetti sono quasi un mese che non faccio video, perché ve l'avevo detto e avevo avvisato con l'ultimo video che avevo fatto che sarei mancata per le vacanze, un po' perché comunque volevo staccare, avevo bisogno di riposarmi, ha funzionato che mi sono riposata eccetera.
volevo proprio staccare appunto per godermi comunque anche questo periodo della gravidanza in tutto relax, anche perché comunque adesso mi aspetteranno dei momenti un po' più duri, fra virgolette, anche se a me non piace definirli duri, infatti spesso succede questa cosa che vedo un po', io lo definisco terrorismo psicologico di altre donne che fanno, a volte anche sotto le mie foto, non so se voi leggete spesso sotto le mie foto, sia su Instagram che su Facebook. E appunto scrivono delle cose tipo vedrai, poi vedrai, questo non è niente, vedrai quando nascerà, le notti in bianco, vedrai che sarai sempre ansiosa, vedrai, sarà tutto un problema, non ti godrai più niente, non ti potrai fare più uno shampoo, tutte queste cose così, piangerà notte e giorno. Allora, io dico, se qualche ragazza, no, dice ma io vorrei avere un figlio e legge uno di questi messaggi, poverina, si scoraggia, cioè scappano, nessuno farebbe più figli, invece no, perché fare figli è una cosa naturale, c'è anche chi ha fatto 3-4 figli e anticamente, pensate, le nostre nonne, se si hanno fatto addirittura anche 10 figli, vuol dire che è comunque una cosa bella e comunque ci sono anche bambini che dormono e comunque ci sono anche... E anche come le prendi e come le vivi le cose. Io, lo sapete, sono abituata a vivere tutto in modo positivo e a circondarmi di cose positive, col pensiero positivo, quindi è difficile che io mi sono anche molto forte, molto determinata, quindi è difficile che io mi abbatto o vedo la cosa negativa, ma non è che cerco, non è automatico. Spesso vi parlo anche del pensiero positivo, no? Ad esempio su Instagram, se mi seguite, se non mi seguite fatelo, perché io sono attivissima con le foto, ho pubblicato un sacco di foto del pancione e ovviamente mi trovate come Carlita Dolce. E anche nelle storie spesso vi metto dei pensieri che riguardano la legge d'attrazione, il pensiero positivo, proprio per farvi capire che a me adesso queste cose vengono naturali, però inizialmente anche io dovevo sforzarmi di vedere magari il lato positivo, magari c'è una persona più positiva che diviene più automatico, ma però tutte possiamo adottare il pensiero positivo, cioè basta sforzarsi e ogni giorno riempire la tua mente di pensieri positivi, circondarti di persone positive, fare ciò che ti piace, vedere il lato positivo, visualizzarti nella cosa positiva. Cioè ad esempio io adesso, no? Adesso io comunque devo affrontare un parto, devo affrontare i primi mesi col bimbo, eccetera. Non mi metto qua a pensare alle cose negative che possono succedere, al dolore fortissimo che sentirò, al bambino, oddio, mi immagino le notti in bianco, io disperata col bambino. No, invece io mi immagino una situazione che posso gestire, un dolore sì, ma che comunque mi darà tanta gioia e che non dimenticherò mai, un'emozione fortissima e bellissima. Mi immaginerò la prima volta che lo vedrò che sarà stupendo, mi visualizzo che la notte lo tengo vicino a me nella culletta e lui dorme beato e magari si a volte, alcune volte piange, però lo tengo in mano e mi godo il momento anche di notte a cullarlo. Cioè visualizzate quello che voi vorreste essere o vorreste diventare, e questo vale in qualsiasi ambito, anche nell'ambito del lavoro, dello studio, eccetera. Perché quello che voi pensate, quello diventate, ed è una cosa importantissima. Quindi non so perché sono finita a dire queste cose, però quello che volevo dirvi è che spesso vi chiedete, io sto vivendo la gravidanza bene grazie a te, perché sono una persona molto ansiosa, anche io sono ansiosa, mi dite ma come fa a non aver paura? Ce l'ho la paura, anche io ho paura, però cerco di semplicemente di non farmi di trasformare la mia ansia in positività e non negatività, perché l'ansia è anche come la gestisci, quindi questo è quanto. E soprattutto importantissimo, circondatevi di persone positive che vi fanno stare bene, quindi appena leggete un messaggio di una di queste donne che vi vuole scoraggiare, allora innanzitutto vi dico, se siete quel tipo di donne, non scrivete queste cose, perché se qualcuno l'avesse detto a voi, no, che quando voi eravate incinta, adesso a me, tra altre cose, ricapitolando, mancano 30 giorni a uscire di conti, quindi al parto,
Ovviamente uno sta preoccupato, ovviamente si è ansiosa, oltre al malessere che vedete, non ce la faccio neanche a parlare perché sono sto panzone esagerato. E cioè, se uno sente queste cose che voi dite, si spaventa, cioè, ma perché non lasciare un messaggio positivo di incoraggiamento e di positività? Ad esempio, io qualche giorno fa ho incontrato una mia amica, fortunatamente queste cose succedono solo nel web, perché invece dal vivo tutte le persone non si sono mai permesse di dirmi cose che potessero scoraggiarmi o battermi. Certo, è giusto vedere la cosa positiva, si sa che comunque bisognerà soffrire, eccetera, però tante cose negative meglio non saperle proprio, perché magari vedi delle cose, sai delle cose negative, ti fa delle preoccupazioni che poi non succederanno proprio. Quelle là, spesso così è, fateci caso, è così, immagini delle cose però inutilmente, perché poi non succederanno. Quindi nel momento in cui succede, gestisci la cosa e affronti la cosa. Se c'è bisogno di soffrire, si soffre. Se c'è bisogno che però le cose sono più leggere, se le vedi più leggere, ti avevi fatto tutte le paranoie inutilmente. Comunque, ho incontrato questa mia amica che mi ha detto che lei c'aveva la bimba e mi ha detto: non credere a quello che ti dicono, non stare a sentire a nessuno, credimi, respira, cammina, non ti preoccupare, pensa al momento che lo vedrai, e non ti preoccupare, una cosa. Poi è soggettivo, c'è cioè chi soffre di più, chi di meno, chi ci mette più tempo o meno tempo, però ha detto: io ho fatto tante ore di travaglio, ma se ti devo dire, come dolori del ciclo un po' più forti, ma niente di insopportabile o di... Giustamente, se voi pensate che è una cosa che, cioè, succede da millenni, la cosa più naturale del mondo, voglio dire, vuol dire che si può fare, ce la possiamo fare anche noi, che abbiamo una soglia di dolore bassissimo, che ho una soglia di dolore bassissimo, però sono anche molto forte. Sono anche molto forte, ad esempio quando mi sono operata il naso, non mi sono mai abbattuta, sono andata con determinazione, con forza, non ho mai avuto paura, ho sempre immaginato, già visualizzato già il mio obiettivo, no? Quindi l'ho fatto con sicurezza, con forza, con determinazione, senza essere titubante, perché io così sono fatta. Poi sono anche molto, molto decisa e determinata, quella è la cosa, è molto forte. Quindi lei mi ha detto così, ha detto: non ti preoccupare, sarà un giorno bellissimo, così, voilà. E niente, quindi questo è quanto, manca pochissimo. Da un lato non vedo l'ora, perché credete ragazzi, neanche la notte non riesco neanche a dormire, mi giro tutti i modi possibili e immaginabili, ma nulla. E faccio pipì faccio pipì tipo 15 volte a notte, vabbè. Però ce la possiamo fare, quindi... Vi aspetto martedì con il video della valigia del parto e niente, cos'altro dirvi? Non lo so, ditemi voi nei commenti se mi volete dare una... Io mi sto veramente riempiendo di positività, energia positiva per affrontare questo momento in tutta positività, anche a parte il parto, proprio quest'ultimo mese, perché è veramente pesante. È molto molto pesante, però non vedo l'ora che poi ci sarà. Adesso stiamo preparando anche la stanza, perché abbiamo deciso di non farla perché ci dobbiamo trasferire nella casa nuova a breve, tra qualche mese, però Dario ha detto che comunque la vuole preparare una stanzetta. Ho detto vabbè, secondo me è inutile, perché comunque lo teniamo nella culletta, perché avrò la culletta, quella che si attacca al letto, ecco, datemi anche dei consigli, io avrò quella là che si attacca al letto, quindi comunque lo terremo sicuramente almeno per i primi mesi comunque sempre nella stanza. Però lui ha detto che comunque gliela vuole preparare, non so, aveva questo desiderio, quindi ha detto che adesso, settimana prossima, vernicerà tutto azzurra la stanza, però voglio farla azzurrino chiaro, che mi piace azzurro scuro, e ovviamente shabby, e metteremo comunque questi mobili, quindi fasciatoie, eccetera, le cose basilari, non è che stanza farò, anche perché poi è sprecato per 2 o 3 mesi, va bene che comunque i mobili poi me li porterò nella casa nuova, quindi una volta che li compro me li porto di là. Però non è che metterò proprio quelle 2 o 3 cose proprio basic, insomma, giusto per avere la sua stanzetta, perché comunque Dario ha questo desiderio di farlo, quindi la facciamo per me, si poteva anche non fare, per farvi capire io come sono fatta. Va bene, ragazze, comunque vi mando un bacio grande,
Vi ringrazio per aver visto questo video e vi ringrazio tanto 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 per tutti i messaggi bellissimi che sempre mi state lasciando, mi lasciate nei commenti su YouTube, nelle foto su Instagram, nei messaggi privati, dappertutto, veramente vi leggo ovunque e penso che se mi sento così positiva e così energica anche grazie a voi, perché io ci credo tantissimo, state infondendo tanta tanta positività, quindi vi ringrazio di tutto cuore. E mi chiedete se farò il video del parto, se farò vedere il bimbo, farò tutto quello che mi sentirò di fare, farò tutto quello che sarà giusto fare per me, per il bimbo e anche per voi, perché ovviamente anche voi ve lo meritate, perché vi meritate, avete vissuto veramente 9 mesi con me e quindi mi avete incoraggiato, mi avete supportato, quindi sicuramente vi ricambierò abbondantemente e vi darò tantissime emozioni. Vi mando un bacio grande, grazie, mettete like al video e ci vediamo martedì col video speciale della valigia del parto. Ciao!